tornati da Roma, reduci con questa nuova vittoria e come bar dell'anno 2014 al Tabello Rosso. Per la seconda volta vinciamo nel giro di 3 anni e quest'anno abbiamo voluto portare un'ondata innovativa. Innovativa soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali, che come in questo caso abbiamo voluto, anziché comprare materiali nuovi e quindi investire in nuovi materiali che poi inevitabilmente avrebbero rotto perché comunque sarebbero di vetro, riprendere delle bottiglie che altrimenti sarebbero andate scartate, tagliarle, levigarle e con queste bottiglie appunto fare dei contenitori che in questo caso qua prendono l'aspetto di una coppa di gelato e prendono la forma appunto per fare delle coppe di gelato. Chiaramente a seconda del tipo di bottiglia l'utilizzo che si può trarre è veramente dei più disparati. È chiaro che qua la fantasia è l'unico limite che uno si può sicuramente dare. Diciamo che questa ondata di innovazione riguardo all'utilizzo dei materiali ci ha portato, almeno noi crediamo, ha portato la giuria sicuramente a fare questa scelta nei nostri confronti della promozione. Chiaramente non è stato solo quello, ma l'intera produzione che noi facciamo delle nostre cose, che inevitabilmente devono mirare all'aspetto qualitativo. È chiaro che in questo momento particolare non è molto facile lavorare con prodotti di alta gamma, però questo non significa che esattamente sempre bisogna spendere di più per avere un prodotto di qualità. Noi lo dimostriamo perché da noi chiaramente si può trarre dalla cosa più banale, che può essere un toast, a una cosa più elaborata, ma si può trarre il massimo della qualità anche sulle cose più semplici, senza peraltro attaccare il prezzo. È chiaro che bisogna seguire dei principi qualitativi di base e portarli avanti, diciamo, fino alla fine. E riprendendo il discorso di prima del recupero di materiali, ma in questo caso anche qua di alimenti, abbiamo pensato di valorizzare ulteriormente i nostri contenitori ricavati, ovviamente, come si vede, da bottiglie che inevitabilmente venivano buttate, come contenitori di un alimento che è riciclato. Riciclato perché? Perché noi siamo partiti dal presupposto che uno potrebbe fare la polenta in casa, e così è successo. Una volta mangiata la polenta non terminata, inevitabilmente potrebbe essere uno scarto. Da qui però abbiamo sviluppato un'idea che era quella di produrre un pane con una polenta, che in questo caso specifico l'ha prodotto un panificatore che già lo faceva da tempo e praticamente riproducevo con questo pane. Il concetto era quello che quando uno avanza la polenta, dalla polenta anziché buttarla può ricavarne un pane. Non accontentandoci di questo, abbiamo pensato che può di nuovo avanzare il pane fatto con la polenta a sua volta avanzata. E partendo da questo pane qua, fatto con la polenta avanzata, abbiamo ricavato dei dischi e li abbiamo inseriti in questi contenitori di bottiglie, ma in questo caso qua riciclati, per riciclare appunto un alimento che era stato per ben 2 volte, diciamo, scartato. Ecco. E da qui ovviamente siamo partiti nel proporre questo pane qua imbevuto completamente con acqua di pomodoro, insieme con una crema che viene fatta con una ricotta molto leggera e uno stracchino di bufala, arricchita con delle uova di trota friulana per comunque rispettare il nostro territorio e per dare una sapidità ulteriore con delle acciughe e dei capperi. E a questo ci abbiamo messo anche delle olive, perché ovviamente la stagionalità richiama un po' l'aspetto della caprese tradizionale, perché anziché del pomodoro in fette c'è l'acqua e poi c'è tutto il resto, c'è l'oliva, c'è la sapidità delle uova di trota e dell'acciuga. E in ultimo viene messa una spruzzata di origano. Da qui nasce una caprese rivisitata veramente in maniera particolare, ma soprattutto servita in un bicchiere fatto con una bottiglia riutilizzata, cioè da scarto, e soprattutto, come si diceva prima, partendo dal presupposto che anche l'alimento interno è un alimento di recupero, quindi, come abbiamo detto, da polenta a pane, da pane a caprese fatta, diciamo, con questi due formaggi.